che riguardano un po' il discorso salute verso traffico e mobilità. La prima è questa: quali fattori, elementi, criteri hanno contribuito o influito maggiormente sulle decisioni e sulle azioni prese o che si intende prendere? Mi riferisco non solo alle azioni di medicina democratica, quello che dal suo punto di vista possono essere state anche le decisioni dell'amministrazione, cioè che elementi hanno pesato, c'è qualche fattore, qualche elemento in particolare che si può segnalare sul fatto che aver preso una certa decisione, provvedimento, oppure non o non avere, che è sempre comunque diciamo una sorta di decisione, quella di non decidere, quindi su che, allora, che fattori pesano di più su questa cosa? Cioè, come facciamo noi per evitare tutti gli sconfinamenti di polveri sottili rispetto alle leggi che sono pur considerate permissive, perché non è che i limiti imposti 50-35 giorni siano poi limiti tanto restrittivi, però vediamo che vengono superati in una maniera scandalosa. I metodi per intervenire sono poi conosciuti, classici, insomma. Si tratta di agire solo per quanto riguarda la limitazione del traffico. Quindi si limita il traffico evitando che in alcune zone, quelle centrali, ci siano automobili che scorrono, quindi isole pedonali. Sì, ma il fatto di non decidere, di non prendere decisioni. Cosa è stato fatto da Alessandria? Non è stato fatto niente di questo. Cioè, se andiamo a vedere Alessandria, poi andiamo, cito Alessandria, ma possiamo, l'eccezione di Ovada, Tortona è sullo stesso livello di Alessandria. Ovada dà dei risultati già migliori, Acqui dà dei risultati, ma Acqui hanno fatto un'isola pedonale su sé, Alessandria non esiste. Praticamente oggi vai ovunque con Proton, non c'è nessun limite. Hanno messo dei limiti fasulli, stupidi, no? Come ZTL, Rione Cristo, eccetera, che nessuno sa, ma non sa neanche che esistono, solo per avere dei finanziamenti. Però cose serie non sono state fatte. Quello su cui si è sempre puntato a livello di interviste è quello di fare l'isola pedonale, cioè di bloccare il centro storico in maniera da incentivare altri usi di mobilità. E questo non avviene. Per cui, da un lato, poi ci si lamenta perché il trasporto pubblico magari non funziona e gli operai, gli artisti della TM vengono messi adesso in liquidazione insieme agli automezzi, vengono licenziati, eccetera, c'è tutta una crisi, no, delle partecipate ad Alessandria. Però non vengono prese quelle misure che poi sono quelle classiche. Si dà la colpa alla pianura padana e si producono addirittura degli studi di pseudo esperti che dicono che vabbè, la pianura padana è inquinata, lo si vede anche dal satellite, va la scoperta, e per cui è inutile fare interventi in città. E tanto è tutto inquinato, sono balle terribili perché si confondono i dati, che se io vado in piazza d'Annunzio dove vengono presi, rilevati, e vado a Val Madonna, che entrambi sono nella pianura padana, ma i risultati delle polveri sono completamente diversi, insomma, che non c'entra niente. È chiaro che il contesto della pianura padana influisce per il clima e per la quantità di inquinamenti che ci sono, però le situazioni sono diverse a seconda della concentrazione. Alla tosse, eh?
Cagnolino alla tosse. Faringite. Per sentire l'odore del mio gatto, sono vicino, c'è il gatto. Quindi... E ci sono dei limiti di, anche nelle rilevazioni, noi alcune le abbiamo contestate, ad esempio, quando spostarono la centralina, ad esempio una delle contestazioni che c'è in queste esposte, quando spostarono la centralina dalla piazza della, Libertà, la spostarono in, come si chiama, nei giardini Pittaluga. Dove non passano neanche le biciclette, no? È chiaro che, tanto per fare il discorso, tra Val Madonna e Alessandria c'è la differenza tra un centro e un altro. Personalmente? No, volevo concludere. No, dicevo che una delle... quindi oltre all'ubicazione delle centraline c'è anche cosa si ricerca. Per esempio le polveri che sono le più micidiali, che non vengono neppure rilevati, 2 dentro la cinta, non vengono neppure ricercati. Sì. Il PM10, se ci si ferma al PM10. Il PM10, l'ozono. Personalmente, c'è un momento, un episodio, un dato scientifico, magari l'aver partecipato a un convegno in cui c'è un esperto, che quando è che personalmente, diciamo, ha preso coscienza del fatto che inquinamento da traffico e salute sono correlate con dati scientifici, diciamo non discutibili, sono evidenti. Un momento specifico non c'è per me, io vengo da una fabbrica che la solleva. Quindi era mi sembra abbastanza quando ha iniziato a lavorare nella chimica, insomma. Quando ho cominciato a lavorare praticamente, quindi un'esperienza sua personale o dati da rapporti, diciamo, interni vostri che dicevano: no, guarda, qui questa cosa fa male se uno la respira, quindi anche, non so, il PM10, le auto, non c'è un momento specifico, forse non c'è, però è stato un percorso, non so, c'è qualcosa, un elemento magari più di un altro. Sì, ma una delle cose che abbiamo, io vengo dalla scuola di Macaccaro. Io non conosco. Macaccaro, si vede. Giusto, in sintesi? In sintesi, era uno scienziato, un epidemiologo di fama internazionale. E mi fermo a Terracini, che è... Terracini era un suo... ha lavorato assieme, Terracini, medicina democratica, lavorava insieme a lui, e Macaccaro, che poi è morto abbastanza giovane, lo scienziato che poi ha dato avvio all'esperienza di medicina democratica negli anni 70, in questo collegamento tra chi faceva medicina e chi lavorava nelle fabbriche, quindi creando proprio questo rapporto fabbrica e medicina. Uno scienziato di contestazione alla medicina tradizionale, che pensava solo a curare e a fare lucro sulla merce salute. Un discorso che fece Macaccaro, che poi ha reso permeabile tutto il movimento sindacale. Il movimento sindacale negli anni, fini anni 60, negli anni 70, ha fatto delle lotte per la salute che si basava sull'elaborazione che proveniva proprio da medicina democratica e da Macaccaro, che si basava sulla non delega, non deleghiamo al medico, al tecnico, la salute va autogestita, quindi il gruppo omogeneo di fabbrica deve fare l'analisi dei rischi che ci sono, quindi per primo valutare, utilizzare semmai il tecnico, ma come funziona, non delegando nulla. No, questo riferimento per dire che chi viene da questa scuola ha innanzitutto fondato le proprie valutazioni sull'esperienza diretta. Allora, banalmente, io abito in via Dante, ad Alessandria, e l'esperienza diretta è quella semplicemente di respirare, cioè lo senti che fa male, perché okay.
Quindi sì. Questa è la cosa banale, okay. Però sì, sì, pure le persiane o diciamo. Per noi è scientifico. Sì, certo. E invece, quali sono, quali possono essere, dal suo punto di vista, i motivi per cui questi dati scientifici, personali, ma anche appunto abbiamo visto scientifici, non vengono considerati dalle amministrazioni? Perché non si prendono decisioni per evitare le conseguenze? Secondo me vengono presi in considerazione, sanno benissimo, ne conoscono questi dati, sanno benissimo che effetti hanno, gli effetti di fare, di uccidere, di far ammalare le persone, soprattutto i vecchi e i bambini che sono i più sensibili a questo tipo di inquinamento. Tutti hanno visto le carrozzelle dei bambini andare lungo le strade e il tubo di scappamento delle macchine è proprio indirizzato sul loro naso. Quindi questi studi scientifici che noi abbiamo prodotto, anche le iniziative che abbiamo fatto assieme allora, sono perfettamente a conoscenza delle amministrazioni locali. Non sono ignoranti, purtroppo, solo quando noi scrivevamo sulle poste disegno criminoso e facevamo un elenco di reati, perché siamo convinti che le amministrazioni sanno benissimo qual è il risultato della loro non intervento. Perché non intervento? Questa forse era la domanda. Ma sì, cioè se c'è qualche fattore che fa prediligere gli aspetti, diciamo, a vantaggio della mobilità, il fatto del pensare una città in un certo modo piuttosto che in un'altra, perché penso che il trade-off potrebbe essere un po' quello, non lo so. Il fattore è economico naturalmente, e cioè la resistenza soprattutto dei commercianti a fare qualunque tipo di limitazione della mobilità dell'auto nelle città. È una politica miope, che è miope, stupida, perché non ha neanche capito che nel momento in cui si fanno ad esempio supermercati ovunque, pensare che la gente trovi sbocco come una volta nel concentrarsi in macchina al centro, dove può arrivare comodamente l'outlet per Serravalle, è una politica lì, poi lo si vede i risultati, perché affittasi, vendersi ovunque. Questo dimostra che una oculata scelta politica di incentivare la pedonalizzazione, la bicicletta, ma ci sono città dove questo avviene, insomma, vai a Ferrara, lo vedi queste cose. Questo significa che la gente perché dovrebbe partire, andare a Serravalle, fare la coda per andare là, quando potrebbe farsi il suo girettino in bicicletta, andare a prendere il gelato da Cercenà e guardare le vetrine e fare gli acquisti. Questa è una politica miope che ha sempre condizionato le amministrazioni locali e le lobby. Okay. Queste lobby hanno prevalso spesso, che sono lobby, che hanno dei poteri economici forti. E secondo me questo è il condizionamento massimo, non tanto l'ignoranza, che c'è pure, perché abbiamo avuto degli assessori all'ambiente che erano degli emeriti ignoranti in materia, cioè gente politici che poteva andare all'assessorato all'ambiente come quello del commercio o quant'altro, con la stessa competenza, cioè nessuno.